Parma cosa fai? Siccome A Parma parlerai. mi occupo dei musei civici e quindi quest'anno c'è un progetto importante perché devo occuparmi della nuova guida dei musei che scriverò io, quindi insomma, un Cioè, si può lavoro dire che lavori importante. più a Parma o più a Piacenza? Ah no, Più. in uguale misura, cioè non saprei dirti dove lavoro di più. Qui tengo molti corsi, quindi tengo il corso di storia dell'arte al Gazzola, ma tengo corsi di storia dell'arte anche per altre associazioni, altre realtà. Faccio conferenze, aperture straordinarie, per esempio quella di Palazzo Mandelli e a Quella è Parma, andata molto e quella è bene, stata eh? davvero una grande soddisfazione, devo Sì, dire. Sì, sì, perché sì. beh, insomma, un luogo magari non No, conosciuto e molto molto. prestigioso, Come dove. Castelnuovo Fogliani, quindi e a Parma invece mi occupo dei musei civici, dell'Accademia, rassegne cinematografiche, conferenze, visite guidate, insomma, ho tutta una serie di viaggi che adesso sto mettendo in piedi tra Parma e Piacenza e Ah, all'estero. viaggi? E abbiamo iniziato con la Svezia perché io avevo fondato alcuni anni fa un centro studi delle residenze ducali di Parma e Piacenza. E da quest'anno abbiamo iniziato a viaggiare, siamo andati in Svezia e adesso andremo in Polonia a vedere le altre residenze per confrontarle con le nostre. Quindi ci apriamo all'estero, fondamentalmente. Ah, una bella idea. No, per dare la risposta a quello che dicevo prima, tu hai collabori appunto con gli altri, se capita. Certo, diciamo che gli ambiti sono un po' diversi, però. Perché? Sì, ecco. No, no, Ciao. poi no, devi venire. Come Stiamo stai? aspettando te. Ciao, ciao, Ciao. ciao. Vieni, vieni, ti puoi accomodare lì. Ciao, Grazie. ciao. Ecco, no, allora rifaccio la premessa. Ma stavate già lavorando? Cioè, Sì, ah, stiamo già dove? registrando, poi vi seguo io, c'è anche una Arrivederci. GoPro lì, eh. Stavo dicendo ad Alessandro, stavo commentando con lui il fatto che ci sono diversi giovani a Piacenza, ne abbiamo parlato al telefono, no? Che si Certo. stanno occupando di cultura, meno male, è un segno di svecchiamento, è un segno anche che guarda al futuro e mi chiedevo se c'era appunto collaborazione. Lui mi ha detto. Ci sono ambiti che vi occupate di ambiti diversi, di fatto. Tu sei capo delegazione FAI di Fai di Piacenza. Piacenza, Ti sei occupata esattamente. per tanto tempo dei giovani, no? Sì, Hai sono rappresentato i stata giovani. per 5 anni la referente del gruppo giovani, poi c'è stato insomma anche un cambio di delegazione, questo anche perché dal FAI sia regionale sia dal direttivo nazionale c'è un po' questa tendenza a fare il passaggio dal gruppo giovani alla delegazione ed è stato fatto anche in questo caso. Alessandro, sei anche tu Del collegato al FAI FAI, ma di di Parma, Parma. sì, sono delegato alla cultura del FAI di Parma e devo dire che è una realtà molto importante che lavora molto bene sul territorio, quindi sia a Piacenza che a Parma. Beh, Quindi in questo caso collaborate? Capita di collaborare con o. la scorsa delegazione sì, è capitato che il FAI di Parma venisse a Piacenza o il FAI di Piacenza andasse a Parma, quindi un modo per creare una più stretta unione Anche tra le perché due non sono città. due territori così lontani, non solo da un No, punto di vista della assolutamente. distanza, ma proprio culturalmente, no? Hanno 300 anni condiviso. di storia comune almeno, quindi. Non è poco. Assolutamente. Dal punto di vista della nostra presidenza regionale c'è una grande volontà di unire molto di più la regione. Adesso anche in vista di Parma 2020 sicuramente siamo pronti a fare quello che serve, insomma, risponderemo alla chiamata e diamo la nostra collaborazione C'è già in qualche qualsiasi idea? modo. C'è già qualche Qualche cosa idea? in cantiere? Ora di preciso, non so, dovremmo chiederla ad Alessandro che forse è molto più ferrato. C'è già qualche idea? Ma noi abbiamo delle idee, adesso non come FAI, non parlo per quanto riguarda il FAI perché dovrebbe essere il mio capo delegazione che è Giovanni Fracasso, però ci sono diverse realtà a Parma alle quali io in qualche modo appartengo come l'Accademia Nazionale di Belle Arti e abbiamo dei progetti per il 2020 di mostre che in qualche modo possano coinvolgere anche Sto dicendo Piacenza, sì. se può arrivare qualcosa anche a Piacenza, si Adesso ne abbiamo può. appena chiusa Sicuramente. una a Parma, nella quale era presente anche Piacenza, era dedicata agli effimeri barocchi farnesiani e credo che ovviamente i Farnese, Maria Luigia, i Borbone debbano essere un po' il filo rosso in grado di legare queste due città. Per quanto riguarda il FAI Piacenza, quindi cosa. Beh, tu hai già, eri Allora, noi ci già ai siamo. Frutti Antichi, è stata la tua prima. Sì, Uscita, eravamo, diciamo. sì, più o meno, insomma, era tra le prime, nel senso che la nuova delegazione è ufficiale da, diciamo, il 20 di settembre, da settembre,
sostanzialmente, e quindi abbiamo iniziato a portare avanti quelle che erano già le iniziative in programma, che erano le giornate FAI d'autunno, un evento nazionale, e poi Frutti Antichi a Paderna, che è un po' il nostro evento di punta qui nel Piacentino. Proprio una chicca che, insomma, a cui teniamo molto e in cui riversiamo gran parte del nostro impegno insieme agli organizzatori, insomma. Quante persone coinvolge come pubblico? Come pubblico quest'anno eravamo intorno ai 10.000, 10.000 ed è piovuto un giorno, quindi non è andata proprio benissimo come ci si aspettava, però è sempre comunque una grande soddisfazione, senza dimenticare che gli ingressi sono devoluti come raccolta fondi per il FAI. Quindi è sicuramente un momento molto alto anche per promuovere le attività del FAI. Adesso abbiamo in programma le nuove iniziative per la primavera e l'estate. Sicuramente non mancheranno le giornate FAI di primavera, che sono il 23 e il 24 marzo, quindi sempre un fine settimana di marzo, come evento nazionale dedicato alla valorizzazione del nostro territorio, dei nostri beni. Non possiamo ancora svelare quello che abbiamo in programma, perché essendo evento nazionale dobbiamo attendere la conferenza stampa che poi verrà fatta più avanti. Quindi voi declinate in ambito provinciale quella che è la linea nazionale, ma ci sono poi anche iniziative solo provinciali che dipendono dalle vostre idee. Sì, Cioè, assolutamente ci sono anche cosa quelle. porterai di nuovo? Ci Quindi sono, cosa beh. porterete? È un lavoro di squadra, Esatto. immagino. Allora, prima di tutto quello che vorrei sottolineare è che appunto siamo molto aperti alle collaborazioni con altre associazioni, con gli enti, con persone, anche persone, singoli cittadini che si sentono di dare qualche idea, qualche spunto, di essere ascoltati. Noi non vogliamo imporre, diciamo, il FAI come un organismo che arriva sulla città e impone un certo tipo di eventi dedicati alla raccolta fondi, ma vogliamo anche dare voce al territorio, quindi organizzare degli eventi in luoghi magari poco conosciuti o che magari si conoscono già ma non si è mai avuto l'occasione di visitare. Promuoveremo delle passeggiate in provincia, sia noi con la delegazione, sia con le attività del gruppo giovani che continueranno in maniera parallela, sia con le attività del gruppo FAI di Bobbio. Perché noi abbiamo la fortuna di avere sul territorio anche un gruppo FAI a Bobbio, che è appunto un borgo bellissimo, che già si racconta da solo. Questi sono un po' i progetti, no, del futuro. È realistico pensare di coinvolgere effettivamente le idee della gente? È realistico, cioè è una cosa che si può Penso fare, di secondo sì. te? A Piacenza c'è una partecipazione per quella che è la tua esperienza? Io posso, portando la mia esperienza, posso dire di sì, perché in tutti questi anni di FAI ho conosciuto veramente tantissime persone. E ognuna di queste ha dato un proprio contributo in qualche modo alla valorizzazione della cultura e ne ho conosciute veramente tante. Lo stesso Alessandro, ma tantissime altre persone con cui poi siamo diventati amici, si collabora, ci si aiuta. Io credo che a Piacenza si stia creando una sorta di rete culturale. Poi si può sempre fare di meglio, si può sempre lavorare di più, ma credo che qualcosa si stia già muovendo. Però, come diceva lei, comincia a muoversi qualcosa a Piacenza. Questo assolutamente penso che anche tra i giovani, certo è che, ma questo è un dato italiano, ovviamente il giovane fa molta fatica ad emergere qui come in tutta Italia, e non ci sarebbe questo fenomeno dei 150.000 laureati che scappano dall'Italia, quindi non è che Piacenza sia un'isola verde, anzi, c'è molta difficoltà ovviamente. Non solo in ambito culturale, a No, questo infatti. punto la cultura sì, come traino è in via di sviluppo, forse anche a Piacenza si sta imparando, no? Un po' ad usarla come traino turistico innanzitutto, che non è da poco. Assolutamente sì. Piacenza non ha niente da invidiare ad altre città, è vicinissima a Milano, è vicina a Parma, è una posizione strategica, forse fin troppo, ecco, perché ogni tanto viene scelta, molto spesso viene scelta anche per la logistica, ahinoi. Ma sì, è una posizione strategica, anche non di meno dal punto di vista della cultura, del paesaggio e del territorio. È anche per questo motivo che noi vogliamo concentrarsi sia sulla città ma anche sulla provincia. Sicuramente anche far scoprire insomma, che si può andare in vacanza anche stando 2 passi da casa. Questo è un po' quello che ci piacerebbe fare. E l'altro vantaggio, l'altra insomma, peculiarità che ci tengo a sottolineare, che riusciamo a fare, insomma, portare avanti come gruppo FAI, è il fatto di entrare in contatto anche con molti privati, quindi non solo istituzioni, non solo enti con cui ci interfacciamo in assoluto clima di Questo collaborazione, ma anche tanti privati. Ad
che magari si rivolgono a noi per far visitare la propria dimora, la propria villa, il proprio giardino, e fidandosi del fatto che appunto andremo ad interessare un bacino d'utenza. Tu sei stata scelta come capo delegazione, No, dalla, cioè come si viene esprime la no, dal preferenza? direttivo nazionale, Ah, ok, non sì. è dal da basso, parte dal regionale e non è dal dal basso, non è direttivo dal nazionale. basso. Quindi poteva anche non andare, ma nel tuo caso, vabbè, ti ho vista militante, ti ho vista presente, cioè, quindi penso che. E poi una scelta giovane. Esatto. Caduta sull'aspetto giovane. No, parlavamo dei palazzi, adesso non so quanto sia No, stato c'è raccolto. una. Secondo me Piacenza potrebbe ispirarsi a Parma, perché a Parma c'è una realtà ormai collaudata di tanti proprietari che aprono il proprio palazzo in occasione del Festival Verdi e dei salotti musicali, come si faceva nel passato, come si faceva nel 700, nell'800, concerti che si tengono a casa delle persone. E ai quali tutti possono accedere. Ovviamente i posti sono limitati perché alcuni saloni sono molto capienti, altri invece di piccole dimensioni, tutto sommato, però ci sono circa dalle 50 alle 100 persone che accedono al palazzo. Ad esempio Quindi, a Venezia secondo c'è l'Opera Palazzo, è me, chiaro a anche lì. Genova era Holy Days, Secondo me può l'apertura dei essere una palazzi c'è anche a cosa. Genova, sì. Anche Piacenza potrebbe, perché ha tutte le possibilità, anzi, i palazzi di Piacenza sono più belli, più ricchi di quelli di Parma, quindi sono più numerosi, tra l'altro. Ma secondo voi c'è per l'esperienza che avete, c'è la disponibilità, c'è dei proprietari, Ma c'è forse una. nessuno ha mai Gliel'ha mai fatto neanche chiesto? la proposta seria, molto studiata, con musicisti di un certo spessore, con programmi coerenti. Secondo me potrebbe vedere forse così la possibilità di iniziare ad aprirne qualcuno e poi, ovviamente, perché anche a Parma non è che da quest'anno abbiano deciso di farlo, sono già diversi anni, c'è sempre qualcuno che si aggiunge poi. Bisogna sì, testare il format e Sì. poi Esatto. verificarlo. Però tu dicevi, tu hai un'immagine positiva di Piacenza, no? A fronte di tante critiche che invece ci sono, soprattutto per l'ambito culturale, penso alla Ricci Oddi che è poco valorizzata, penso alle collaborazioni non sempre efficaci, no? Alla comunicazione a volte un po' scarsa. Tu Ma hai un giudizio in positivo? generale io tenderei a pensare di sì. Voglio dire, ci sono dei fine settimana, penso siano capitati a tutti, in cui non sai scegliere dove andare, perché ci sono troppe Sì, ecco, cose tutte insieme, poi ce ne sono altri dove in cui non non c'è c'è proprio niente. niente, magari fosse una pianificazione un po' Forse più. No, magari quella potrebbe essere una cosa da però hai fare. ragione, ci Ecco. sono anche dei weekend in cui effettivamente c'è Ad tantissimo, esempio, no? noi tendiamo sempre a fare delle collaborazioni in cui siamo noi i primi a dettare, ad esempio, il nostro calendario se è fatto di appuntamenti fissi. Prima parlavo di giornate d'autunno, giornate di primavera, frutti Sì. antichi, sono date fisse per noi giardini aperti, che è sempre la penultima domenica di maggio, per noi sono date già fisse di anno in anno. Sì. Quindi se sappiamo che andiamo a collaborare con altri, possiamo già fare in modo di non sovrapporci, ad esempio. Quindi questo sarebbe già un primo passo per Quindi una dare prima una cosa forte molto semplice potrebbe diversificazione. essere una pianificazione, un parlarsi e quindi Sicuramente sì. pianificare in modo da proporre in ogni weekend qualcosa di interessante senza Assolutamente sì. E magari sovrapporsi. anche aiutandosi l'un l'altro, perché appunto magari qualcuno ha un contatto da una parte, qualcun altro ha un'idea per fare un certo tipo di attività e si può sicuramente trarre vantaggio da entrambe le parti. Ma dicevamo poco fa, la domanda c'è, cioè i piacentini sono interessati, vero Alessandro? Perché tu, ad esempio, visita Palazzo Mandelli, quante ne hai fatte, ne hai organizzate alla E fine? sono state diverse, circa per 1 migliaio di persone. Abbiamo avuto molta richiesta, però non è stato possibile poi aprire ulteriormente il palazzo perché è sede di una banca che è attiva, ma anche Castelnuovo Fogliani ha visto migliaia di persone ogni anno. Le conferenze variano dalle 60 alle 80 persone, che non è poco per temi legati all'arte, quindi c'è una curiosità e c'è la voglia di conoscere e di scoprire, secondo me. Poi credo che a Piacenza siano attive molte associazioni in realtà che portano le persone in giro per la città. Questo è molto bello, è molto positivo perché è l'unico modo per trasmettere amore nei confronti di questa nostra città. La cosa che ti ha dato più soddisfazione, cosa intendo l'iniziativa tra quelle che hai fatto, parlo di Piacenza, eh?
più grande soddisfazione per me è il Gazzola, perché sono arrivato 5 anni fa, avevo dai 4 ai 5 studenti e c'era lezione soltanto una volta ogni 2 settimane. Adesso le lezioni sono 2 ogni settimana, quindi da 2 al mese siamo passati ad 8 e gli iscritti sono sui 30 circa, 30 persone. E questa per me è stata una soddisfazione, nel senso che persone che pagano per ascoltare delle lezioni di storia dell'arte mettono anche l'insegnante in una condizione molto diversa rispetto alla scuola dell'obbligo, perché in un certo senso sono anche facilitato, però c'è questo amore nei confronti della materia, perché comunque è un impegno che uno deve prendere ogni Invece, un settimana. po' l'hai già detto, ma lavorare Parma-Piacenza significa inevitabilmente fare un po' un confronto, no? Tra le due realtà. Quali sono le differenze più evidenti, parlando di cultura e di proposte culturali, secondo te? Parma ha più musei, più realtà culturali, più istituzioni, con un patrimonio che è superiore a Piacenza in termini di proprio opere d'arte, perché grazie al Correggio e a tanti altri artisti, diciamo che la situazione Canova, eccetera, è più ricca, ma perché era la capitale ovviamente dei Ducati. A Parma, lo dico sempre, c'è un'università con un dipartimento di storia dell'arte, di storia, quindi anche se noi abbiamo qui la Cattolica, ovviamente che è un riferimento, il Politecnico, a Parma abbiamo un'università che offre così un orizzonte molto vasto nel campo delle materie umanistiche. E quindi abbiamo professori, docenti e poi studenti che si laureano, fanno il dottorato, che in qualche modo lavorano sulla città. Contribuiscono, E eh sì, per forza. quindi questo si sente ovviamente come differenza tra le due città. Per il resto, poi, come diceva anche Letizia, Piacenza non ha nulla da invidiare. Io credo che debbano legarsi sempre di più, anche a livello proprio turistico, cioè fare in modo che chi viene a Era un Piacenza vada pacchetto anche a Parma e un viceversa. po' unico, sì. Letizia, invece la cosa più bella, uso il termine cosa, generico, ma che hai fatto per il FAI, al di là della soddisfazione oggi di essere capodelegazione, insomma, così giovane, quindi c'è qualcosa che ti La scelta è piace. durissima, la scelta è durissima veramente, perché ogni volta riusciamo a fare qualcosa di nuovo, di diverso, non lo saprei proprio dire Allora, diciamo un cosa. appuntamento, invece che qualcosa Sì. che ti piacerebbe, fa un bene che ti piacerebbe apparire a Piacenza, qualcosa di mai svelato. Anche lì C'è c'è da pieno, abbiamo pensare. solo No, nel senso liberato che effettivamente le adesso in questo ultimo periodo ci siamo ritrovati a fare una cronologia degli eventi passati dalla storia che fu. Anzi, ci tengo anche a sottolineare che chi mi ha preceduta ha sempre lavorato molto bene, quindi assolutamente noi prendiamo in mano il testimone Beh, di un sì, FAI un sempre rapporto attivo consolidato anche con la e molto città. fiorente in città, quindi per quello dico, si è già fatto tantissimo tra beni demaniali, beni non accessibili. Negli ultimi anni ne abbiamo fatti veramente tanti. Le chiese, anche in collaborazione con la diocesi, con l'ufficio beni culturali con cui collaboriamo tantissimo, che sono veramente vulcanici. Abbiamo fatto tanto anche per le chiese, palazzi. Una bella soddisfazione era stata effettivamente l'apertura del ex monastero di San Francesco a Bobbio. Quella era stata sicuramente una bella sorpresa che ci avevano fatto gli amici del gruppo FAI di Bobbio e era sempre stato un mio sogno ad aprire. Ci si parcheggiava davanti e dicevi ma chissà com'è all'interno, chissà come sarà. Quella è stata una gran bella soddisfazione. E, poi ci tenevo a sottolineare che confermo quanto dice Alessandro, la domanda di cultura a Piacenza c'è, la richiesta c'è. Anche noi per le nostre giornate d'autunno, di primavera, giornate di primavera dell'anno scorso, che sono, le abbiamo fatte a Monticelli d'Ongina, abbiamo avuto più di 4.000 persone in 2 giorni. Invece quest'anno, per giornate FAI d'autunno, che eravamo in pieno centro a Piacenza, perché abbiamo Sì, aperto ricordo. Palazzo Sì. Mercanti, che anche lì Anche è lì, proprio che è sede del l'esempio di un comune, palazzo in poi cui sì, passiamo tutti i è giorni, vero, tutti quanti, è e vero. nessuno magari ci entra mai o non ci è mai entrato se non aveva appuntamenti particolari. E abbiamo avuto la fila in piazza, era impressionante. Sì. Più Beh, di grande 1.400-1.500 soddisfazione. persone che insomma. E che decidono anche di donare qualcosa al FAI, perché le nostre visite sono a contributo per poi le attività di Certo, restauro di restare. del FAI, quindi anche persone molto generose, devo dire. Ah, bene, meno male.
Alessandro, chiudiamo, diamo un consiglio. Noi saremo online probabilmente alla fine dell'anno, proprio verso il 31, un po' prima. Un consiglio, andate a vedere, ma siamo anche fuori da Piacenza, eh? È una domanda difficilissima, nel senso Difficilissima. che come si gira lo sguardo, c'è qualcosa da vedere anche nelle cittadine vicino a noi, la stessa Corte Maggiore dove ho fatto delle visite quest'estate ha dei gioielli straordinari, quindi l'idea è di... Ma c'è qualcosa, magari una mostra, qualcosa che è aperta solo durante le feste, qualcosa che ti viene in mente? Prendetevi una Ce ne sono. giornata e Venite a Piacenza, prima di tutto, girate per la città di Piacenza, entrate nelle chiese che sono aperte, perché sono tutte splendide con capolavori straordinari e non dimentichiamoci appunto delle chiese, a volte i musei possono essere chiusi, noi non possiamo pretendere sempre che il museo sia aperto. Io ricordo che all'estero i musei sono aperti dalle 10 alle 17, dopodiché dopo le 17 è tutto chiuso, perché chi lavora nei musei poi è giusto che abbia anche una vita. Noi in Italia abbiamo orari molto più flessibili, però a volte appunto la galleria è chiusa, eccetera, ma le chiese rimangono aperte e sono le prime a custodire dei tesori. Noi poi come Piacenza, come città, ne abbiamo tantissime, quindi il mio invito è quando avete 10 minuti di tempo, entrate in una chiesa e date un'occhiata a quello che c'è. L'ultimissima cosa che volevo dire, visto che poi a gennaio appunto uscirà anche il programma delle nuove iniziative, sicuramente gli iscritti FAI lo riceveranno come di consueto. Chi volesse rimanere informato su tutte le attività ci trova anche su Facebook, il popolarissimo Facebook sotto FAI Delegazione di Piacenza. Pubblichiamo di volta in volta aggiornamenti e quant'altro. Va bene.